Mixmaster, conoscete questo programma? Ciao, sono Claude. Oggi andiamo ad analizzare questo programma molto importante per creare mixati. Mixmaster, questo software per PC o per Mac che ci consente di manipolare, mixare e modificare i brani in modo professionale per creare una playlist nostra perfetta. È il programma allo stesso tempo più conosciuto e sconosciuto dai DJ per fare mixati, per creare compilation personalizzate, è utilizzato in molte radio, anche in molti network, ho visto, si possono creare playlist e compilation a BPM variabile, cioè che iniziano ad un BPM, che ne so, basso e poi aumentando la velocità mano a mano per arrivare a livelli alti di BPM, questo in effetti ha fatto sì che MixMeister diventasse il software per gli istruttori di fitness di tutto il mondo, per una buona ragione, sia perché è facile da usare sia perché è molto potente, perché poi può rendere le playlist meno noiose, dandogli questo aumento di velocità o diminuzione o alternanza di BPM. In effetti, quando sapete chi frequenta un po' le palestre, c'è bisogno di, per fare questi esercizi, questi workout, di iniziare a 120 bpm, per esempio, ed arrivare fino a 160, ad uccidere la gente facendo gli esercizi, per poi magari rilassarsi alla fine con stretching a 90 bpm. Quindi una compilation che inizia da 120, 140 e poi finisce a 90. Quindi è proprio una curva alternante, cosa che facendolo a mano è una cosa molto difficile da fare e non sempre viene bene fatta live, quindi bisognerebbe rifarlo, rifarlo, rifarlo. Questo ci dà veramente una grossa mano. Il programma è acquistabile online, ecco qua. Vedete che ci sono quattro possibilità BPM Analyzer che escluderei perché fa solo l'analisi del BPM, l'Express, la Studio e la Fusion. Andiamo a vedere nello store, come detto la prima la escludiamo, già la Express fa dei buoni lavori, la Studio 7 e la Fusion che è quella che andremo a vedere oggi, che è completa veramente, ci possiamo fare di tutto. Questo ve lo metterò in descrizione così potrete vedere voi qual è la versione che fa meglio al vostro caso. Ma andiamo ad aprire il programma. Pronti, ecco qua, come vedete si presenta con tre finestre principali quindi una volta installato avrete tutta questa situazione in più avrete un mixato di prova qua all'interno che potrete cancellare semplicemente deflaggando qua in modo che non venga riaperto alla sessione seguente e poi selezionando le tracce all'interno e col tasto destro delete from library e idem dalla playlist e tutto vi tornerà libero, così. Altrimenti potete fare file, new playlist e avrete una nuova playlist da organizzare. Come si fa a caricare le tracce? Allora ci sono due modi: o fate add, quindi in questo modo. Add single file oppure add an entire folder and file oppure automatically add files by monitoring folders. Questo io vi consiglio di fare o un singolo file o tutta la cartella. Vedete, supporto mp3, WMA e Wave. Quindi facciamo che aggiungiamo un singolo file. In questo modo mi si aprirà tutta la cartella e andrò a caricare. Altrimenti, ancora più semplice, vi andate a scegliere la vostra cartella io vi consiglio di farvi una cartella come ho fatto io mix Excel, dove metterete tutte le tracce che volete analizzare e mettere nella vostra playlist nel vostro mixato poi le selezionate tutte e le trascinate nella library ecco qua questo non ci serve più Anzi, ci serve perché devo far vedere che una volta che MixMeister ha analizzato la traccia, creerà questo file all'interno mxm da non cancellare se poi volete rimodificare il mixato. Vedete che lui, mano a mano, che sta facendo lo scanning, sta creando questo mxm che è un file di richiamo, diciamo. Vedete che sta facendo lo scanning per BPM, ha già calcolato il tempo e la chiave dove è riuscito. Anzi, qua lo sta ancora scansionando. Quindi, una volta fatto, noi possiamo ordinare la nostra traccia dandogli i campi che vogliamo: album, tempo, chiave. Lasciamo così per il momento e qui ordinare per BPM, se vogliamo fare una sequenza in crescita, è ovvio che il primo sarà 105 e poi 116, 122. Ma noi andiamo per ordine. A cosa ci serve la playlist e la timeline? La library, questa l'avete capita. Ci carichiamo la nostra musica. Qua ci facciamo la nostra scaletta, diciamo proprio, il nostro, la nostra sequenza di musica. Trascino la prima e vedete che lui l'avrà messa già anche nella timeline. Quindi, ecco qua. Ed è già pronta. Io dopo dico che voglio questa qua, posso scegliere quella che voglio, ma insomma posso scegliere tutto. E lui automaticamente me le mette in ordine. Vedete, dopo Coriascio c'è cioè Will Be Different che le ha stese sulla timeline. Qua possiamo vedere dalla 122-125 e la transizione che lui ha creato. Vedete che qua ci sono po diverse possibilità. Sposto il mio faccione da questa parte. Qua Ci sono diverse possibilità di mixaggio. Per default, lui mette la beat mix 8 che sono 8 misure, che significa 8x4 32, quindi questo sarà un mixaggio di 32 battute. Andiamocela a sentire come l'ha impostato lui. Vedete che è la curva, lui fa una sorta di dissolvenza. Ecco qua. Avete sentito? Niente male. Si è fatto il suo mixaggio di 32 battute, creando una dissolvenza in uscita e una dissolvenza in entrata. Tutto questo noi possiamo cambiarlo dandoli 64, dandoli 32 battute, oppure sem ah, semplicemente no transition. Ovviamente qui bisognerebbe tagliare perché altrimenti ci sarebbe del bianco. Quindi queste tracce hanno. Questo tipo di miscelazione è impostato dal programma che può essere cambiato cliccando sul menu a tendina che vi ho fatto vedere. Guardando la timeline ci accorgeremo che ogni traccia è caratterizzata da linee tratteggiate. Vedete qui, è lo spazio fra una e l'altra che io adesso seleziono e contiene esattamente 32 battute, quindi 16 battere e 16 levare. E più si aumenterà nel dettaglio la vista e avrò battute di 4. Aumentando fino ad avere singole battute, e questo ci aiuterà a fare editing e a tagliare le tracce in modo perfetto. Tutto questo, tutto questo si può regolare, soprattutto il, la selezione che io faccio col mouse, che in questo caso è di 32 battute, cioè 8 misure, posso regolarlo dal Tools qui. Vedete che in questo momento è attivato il snap, il famoso snap, che è una funzione molto importante per quantizzare il movimento e la selezione della traccia. Lo si trova qua in tools, snap to, e decido di quante misure o battute posso spostare e selezionare la mia traccia. Vedete qua, snap to, in questo modo io ho 3-8 battute, cioè 8 misure, scusate. In questo caso io ho 8 misure che sarebbero esattamente... Vedete se io seleziono 1 2 3 4 5 6 7 8 e sono 32 battute, lo abbiamo visto al momento del mixaggio che qua è entrato 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, 15 16 17 18 19 20 21 2 3 6 7 8 9 30 31 32 Ecco qua quindi ognuna di queste sono quattro battute. Se io voglio cambiare la selezione, posso cambiare lo snap to e dirgli una misura. Quindi vado a selezionare: vedete, botte da 4. In questo caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se invece voglio la singola battuta, dovrei andare a un quarto di nota. Quindi vedete qua. Io mi prendo solamente, posso selezionarmi solamente una battuta, una battuta, una battuta, e questo è utile per eventualmente tagliare, come sto facendo io adesso col canch. Se voglio eliminare una battuta, in questo modo posso farlo, ma posso anche lavorare senza, cioè volermi spostare all'interno non avendo. Questa calamita, questo blocco di una battuta, 8 misure, 4, quello che è, semplicemente togliendo la calamita e dicendogli snap to beat in modo che io possa andare ad agire su singoli segmenti per, che ne so, togliere parti che non mi interessano e che non sono in battuta. Quindi andare a cancellare alcune parti così, selezionarle e non avere l'obbligo di essere imbattuta. Questo lo vedremo dopo. Per attivare o disattivare, semplicemente Alt e B e vedrete che questa si accenderà o si spegnerà. Oppure, tornando su Tools, Snap to Beat, attivato, disattivato. Le funzioni importanti della timeline sono il marker, come vedete che è questo triangolino arancione che sposta la nostra traccia. In base allo snap se è attivato oppure libero. Se è attivato lo sposta nella misura scelta, quindi lo sposterà di 8 battute 4 battute in base a quello che abbiamo scelto noi. Vedete che ora è libero e me lo sposta dove voglio. Se io invece lo attivo, lo aggancia alle battute. Quindi se io volessi spostarlo di 16 battute potrei o scegliere il tools preferito e dirgli 4 misure. Quindi faccio così, mi sposto di quattro misure ed ecco qua, 4x4 16, sono andato avanti di 16. Ok? E in questo caso farà un mixaggio molto più veloce. Che però non torna perché vedete, questa traccia scoppia qui, quindi nel caso sarebbe stato giusto farlo a 32 battute perché qua finisce e qua scoppia. Questo lo potete gestire voi quindi il marker ci serve a quello. Tornando al mixaggio vero e proprio, il software sceglie il tipo di mixaggio, come detto che può anche tornare, come avete visto, ammesso che le tracce siano tutte quadrate, analizzate bene, calcolate nel modo giusto dall'algoritmo di Mixmeister, ma se non lo fa, è come in alcuni casi, dobbiamo intervenire noi, anche solo per far tornare le ottave e la metrica delle tracce, cioè finisce una, fa iniziare l'altra, come abbiamo visto. MixMaster, oltre a fare per default questa situazione di mixaggio, ci dà anche una dissolvenza in entrata e in uscita sulle tracce che la vedete qua. A meno che non ci sia no transition, e in questo caso vedete che non fa nessuna dissolvenza, però nel caso di BitMix 8, BitMix 1632, lui si crea questa. Dissolvenza in uscita, vedete che abbassa il volume della traccia un po' come fossero i volumi del mixer, i fader del mixer su e giù, come giostriamo noi quando entriamo con una traccia e usciamo con l'altra. Questo è tutto modificabile, sia i volumi che l'equalizzatore. Andiamo a vedere i volumi. Per i volumi, noi possiamo alzare il volume della traccia e vedete il valore ci viene mostrato qua per default è a 0 decibel quindi se io volessi abbassarla e potrei modificare anche tutta la curva la curva come si fa a modificare perché in questo caso tira su tutto bisogna creare un punto di edit quindi andare col tasto destro aggiungere un volume marker quindi un v oppure cliccando il v sulla tastiera e in base ai i vari V che cliccherete, come ho fatto io, vi creerete la vostra forma di volume. Tutto questo è possibile farlo su qualsiasi traccia, cioè se io questa volessi farla crescere prima, posso farlo. Ovviamente, se sbagliate qualcosa col Command Z Ctrl Z, tornerete indietro e vedete che si può tornare alla configurazione iniziale stessa cosa del volume posso farlo per l'equalizzatore quindi oltre al volume marker posso scegliere il marker degli alti il marker dei medi e il marker dei bassi quindi volendo cambiare qua io do il volume degli alti con la T di treble sentite che vado a tagliare gli alti stessa cosa potrei fare per i bassi creando B base e aumentarli in questo caso qua sentite che abbiamo più pompa e farli la solita automazione dei volumi sia b sia m anche per i medi vedete che le fa in colori diversi colorazione viola per i medi colorazione blu per i volume colorazione giallognola per gli alti arancione per i bassi quindi posso aggiungerne quante ne voglio. Per editare parti della traccia basta selezionare la parte che non vuoi e schiacciare CTRL X o CMD X. Cioè io non voglio questa parte qua, la mettiamo. Ecco questo loop lo seleziono, ovviamente dovrò andare a scegliermi il tools. Esatto, quindi in questo caso dovrò ridurre a ah, una misura... E vedete posso agganciare perfettamente questa situazione me la seleziono e schiaccio canch e lui me lo ha avete visto ho fatto un editing al volo della traccia potrei andare direttamente in vuoto selezionando e cancellando tutta questa parte qua la annerisco tutta e vado direttamente in mixaggio ecco qua e lui si fa il suo bel mixaggio. A questo punto, dove mi interrompo per questa prima parte del tutorial di MixMaster, vorrete salvare la traccia. Quindi, come fate per salvare la traccia? Semplicemente File, Export Playlist to File, sceglierete il nome, il formato, quindi Mixed File in Wave oppure in MP3 o in VMA. Facciamo in Wave il formato audio quindi 44000 16 bit o 32 bit come preferite e poi se volete tracce separate dovete cliccare qua se volete invece il mixato unico potete mettere il nome ah, rifacciamo prova e mettere il nome e dare salva oppure se volete tracce e file con i marker che poi spiegheremo dovete selezionare questo quindi andiamoci a mettere prova Salva e vedete che lui farà l'export e il rendering di questa traccia e una volta finito potrete andarle a suonare come file unico. Vedete qua suonarlo tranquillamente. Lui ha fatto 7 minuti e 14 di mixato dove ha creato il nostro mix. Bene, questa è la prima sessione di Mixmaster per farvi vedere come estendere le tracce, come lavorarle, come editarle, ma chiaramente ci torneremo più nel dettaglio. Questo è per darvi un'infarinatura generale e di farvi iniziare a creare i vostri mixati. I corsi per DJ, corsi djeproducer.com dove potete fare corsi di DJ, corsi di produzione musicale con me. Sia per quelli che cominciano da zero che per quelli che si sono persi un po' per strada e vogliono fare gli aggiornamenti, questo sia per il corso DJ che per il corso di produzione musicale, contattatemi nella sezione contact del sito compilando il form oppure in ogni video che trovate su SOS4DJ troverete all'interno delle informazioni la pagina Facebook, potete contattarmi lì in privato. Oltre alla pagina Facebook troverete anche la pagina Instagram e se volete potete iscrivere e la nuova pagina Telegram dove io metto tutti i contenuti extra, tutte le novità, tutte le anteprime, tutto quello che non trova spazio qua su SOS4DJ verrà messo sul canale Telegram, quindi se sei proprio appassionato di sos 4 Dige puoi iscriverti a questo canale. Mentre è importantissimo iscriversi al canale YouTube SOS Fordigio e dove noi bisogna crescere, abbiamo bisogno di crescere con il vostro aiuto. Quindi se ancora non l'avete fatto e vedete qua iscriviti, potete cliccare iscrivervi perché oggi è il giorno giusto per crescere tutti insieme. Bene, è un piccolo sforzo che vi chiediamo, a voi non costa niente, per noi è molto importante perché se cresciamo noi potete crescere anche voi perché saremo sempre più motivati a mettere contenuti nuovi. Attivate la campanella, mettete un bel like se vi è piaciuto e condividete sui social a un vostro amico oppure a un vostro collega se pensate che questo possa essergli utile. Inoltre, se è a cuore è proprio la nostra causa e capisci che stiamo facendo un lavoro anche per te, sostieni sos 4 con il tasto PayPal e cioè offrici un caffè o tutto quello che vuoi. Bene, Mixmeister, c'era bisogno di iniziare e proseguire. Con questi tutorial molti di voi me l'hanno chiesto è un programma come dicevo che molti conoscono molti non conoscono molti ne hanno sentito parlare però poi alla fine ci domandiamo ma come vengono fuori tutti questi mixati in poco tempo fatti dalle radio dai DJ senza farli live ecco. Si fanno tutti con Mixmeister, quindi seguite anche i prossimi tutorial che vi spiegheremo nel dettaglio come creare e come editare le tracce. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto, fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti. E eh, da parte di Sfordige e Claude, statemi bene.